Ecco cari amici, la cascina Boscaccio a Muggiò, in provincia di Milano. E siamo proprio vicino a Nova Milanese, all'Ex Cinema. Ecco che iniziano le riprese e c'è questa deliziosa cascina, cascina Boscaccio, una cascina dove facevano anche l'allevamento dei maiali, quindi una cascina con porcilaia. Anche di là è veramente bella, bella perché è storia dei bei tempi. Mette qua. E cari amici, siamo qui alla cascina Boscaccio e al cinema Mary Magic Park. E bellissima giornata di sole. Domenica 24 settembre 2017, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri. Andiamo a vedere dov'è YouTuber Mauri. Dove è andato? Andiamo a vedere. Quello è il vecchio cinema. Lì abbiamo un cementificio. Qua un po' di ricordi, se l'avete ricordi, eccoli. Mauri, dove sarà? Comunque quella è la cascina ancora, bella, dai. Oh. È andato Mauri? Mauri? Oh. Era di qua. Andiamo tra le cose più belle. Io, per guardare la cascina abbiamo perso Mauri. Mauri! Ah ecco, ecco! Sento Mauri, quindi. Eccolo là, eccolo là! Andiamo ragazzi! Andiamo amici, corriamo, corriamo! Andiamo a fare una scappata al cinema, a divertirci al cinema. Poi ve lo leggo con un po' del filmato, ma Mauri deve essere partito da di là, deve essere andato di là, deve essere entrato di là. Qua varie parti però sono mancanti di tutte le... Deve essere entrato da di là, Mauri. Queste belle cosine del cinema, vedete? Qui addirittura hanno rubato le griglie. Andiamo. Cari amici, vediamo se qua riesco a riprendere. Cari amici, adesso faccio vedere un po' la cascina, un po' il cinema. Bello, bello, bello perché c'è il nostro passato, poi come l'hanno ridotto, pazienza. Sempre il nostro passato è... Dai, cerchiamo di andare più in fretta, che Mauri ha preso l'iniziativa ed è entrato già dentro. È incredibile con che fretta, incredibile che Mauri veramente ha preso l'iniziativa, è partito
andato su, giù, meno male che l'ho visto, se no, se... siamo qui, se io la metto qua la videocamera, cari amici, vedete, qua vado. Lo vedete il cinema, no? Adesso ci addentriamo di nuovo nel cinema Movie Magic Park. Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Andiamo. Ma qua camminare è una parola. Poi io devo vedere Mauri dov'è. Meno male che l'ho visto. Devo fare il video. Ormai sarà entrato proprio dentro. Addirittura un cestino lì del formaggio. Dai. Il cinema più in fretta, dai. Made in Italy. Ma strano, eh? Cinemeccanica Made in Italy. Strano, eh? Con i tempi che corrono. Ecco qua. Vedete? Che bello. Mauri! Ma dove è andato? L'avevo visto scendere. Solo che a questo punto io non ho idea. Devo evitare il vetro lì. Mauri! Tanto vale che ci sono e entro un attimo. Però sembra proprio una cosa. Mauri non lo sento. Si è volatilizzato. È perché praticamente la buona volontà di Mauri a fare il video poi l'ha portato subito a muoversi. Delle pellicole cinematografiche, incredibile. Mauri, niente cari amici. Almeno avessimo avuto una qualche risposta. Ma noi temerari andiamo su. Solo che dopo dobbiamo capire, cioè sappiamo come uscire, ma basta che vedete tutte le parti incendiate. Basta che troviamo il buon Mauri, noi andiamo fino a sopra. guarda. Devo trovare Mauri. Qui era dove c'erano tutti i macchinari per le pellicole, ma dobbiamo cercare Mauri. Mauri! Mi sa che... non è qua Mauri, mi sa. Beh.
Qua come devo... Cari amici, sto facendo un giro sul tetto del Mojave Magic Park in cerca di Mauri. Ma adesso tanto vale, scendiamo un attimo giù, perché Mauri non l'ho mica trovato. Lui perché sta facendo un video un po' dappertutto e quindi ha preso così l'iniziativa di fare il video, che lui è partito e ho visto che c'era, stavo inquadrando la cascina. Beh, allora per adesso stacco, vado in cerca del Mauri. Tanto qua è tutto il tetto, si può venire anche dopo, o se no, beh, vedete cari amici, il tetto, basta far così, si passa, ma magari riusciamo a chiamare Mauri dal tetto. Basta capire da dove passare. Un po' di roba dell'acqua. Andiamo di là a vedere, però non vi dico, non andiamo solo nei casini, eh. Però tanto vale. Siamo qua. Ma è troppo pericoloso. Non mi piace, cioè io dovrei chiamare il Mauri da un posto che si cada di sotto. Ah, non mi conviene, no? C'è un bel alberello di fico, un bel alberellino di fico. Cari amici, avevo l'impressione di poter chiamare il Mauri dal tetto. Ma è troppo pericoloso chiamare il Mauri dal tetto, no? Mauri è dal tetto. Vado giù e sicuramente lo trovo. Sicuramente. Qua il tetto è rimasto così. Beh, almeno c'è la possibilità. Sentite, cari amici, io quando ero bambino sono anche caduto da un muro e mi sono spaccato un braccio. Quindi comprenderete bene che su questo tetto, se si può cadere di sotto, capirete perché non mi avventuro. Evidentemente rompersi un braccio una volta basta, avanza, no? Cari amici, ecco perché. Allora non mi avventuro. Mauri! Ma non si sente assolutamente. Però, vabbè, ciao ragazzi, vado giù. Cari amici, mi perdevo io, pensate, se questo ombrello fa capire dove siamo. Bene, stiamo cercando Mauri, eh. Stiamo cercando ancora Mauri, ma un attimo fa era in giro. Bene, andiamo. Meno male che ho spento la videocamera, perché dovevo capire bene dove mi trovavo. Perché volevo capire dove stavo. Andiamo a chiamare Mauri di qua. Siamo sul tetto del cinema. Mauri! Beh, di qua è meno pericoloso. Se ci passiamo. Dai! Mauri! Mauri! Niente. Comunque qui ci lavorano ancora alla cava, al cementificio, quindi niente, più di tanto non vado, cari amici, in avanti. Penso che basti così, no? C'è il panorama, ecco, zoomiamo il panorama. C'è il panorama, vi mostro il panorama. Qua abbiamo Let's Cinema. Benissimo.
e niente, abbiamo chiamato il nostro Mauri. Mauri! Andiamo a cercare giù. Domenica mattina, fresco per andare in chiesa, mi raccomando, venite qua sul tetto del cinema e scrivete queste dolci cose che sicuramente, guardate, servono, cioè nel senso servono sì, però è strano vedere sul tetto di un cinema frasi del genere. Ho trovato frasi del genere sul tetto del cinema Movie Magic Park. Domenica mattina fresco per andare in chiesa. Con le collane posso sfamare l'Africa. Infatti è vero, basterebbe poco, si potrebbe fare molto. A volte ci vuole la buona volontà. Allora, ritorniamo indietro. Qua sono cresciuti alberi di fico, bellissimo. Mi piacciono molto. Qua si può cadere di sotto, ma noi siamo attenti. E riprendiamo la rampa. La rampa, stando assolutamente attenti. Qua poi ci si confonde. Vabbè, dai ragazzi, scendo. Ecco il buon Mauri che libera un po' di memoria dal cellulare. Dunque, vediamo un po'. E continuiamo così sul tetto. Il tetto. Il tetto continua di là. Ok, finiamo un video qui, perfetto. Poi il resto lo finiamo. Riprendimi un attimo che saluto. Cari amici, ce l'abbiamo fatta. Qui siamo sul tetto del Movie Magic Park. Finalmente ho ritrovato Mauri. Sì, è stato un casino perché ci siamo persi giù nel perimetro di questo posto, tra la cascina e il cinema. E allora riprendiamoci da di là. Sì. Ecco, lo metto così magari. Sì. Faccio l'ultimo video di cosa. Sì, ma salutiamo così, dai. È già l'una, va bene. Salutiamo nel senso. Ho ritrovato Mauri YouTuber, finalmente. È stata una faticata, quindi ho fatto due volte il tetto, però ci siamo ritrovati e siamo sul tetto del cinema Movie Magic Park. Sì. 24 settembre 2017, finalmente siamo venuti anche sul tetto del Movie Magic Park, poi alleghiamo delle belle parti della cascina, certo. Anche se dentro... Dovremmo allegare delle naturalmente parti mi sono fatto una salita. Guardate, la sudata ci ha fatto, il tempo ci ha aiutato, faccio casino il però... Il tempo ci ha aiutato perché doveva piovere, no? Invece c'è stato il sole, adesso le nuvole, sì. Magari oggi pomeriggio piove. Vabbè, comunque noi abbiamo quasi terminato il nostro... Abbiamo fatto l'urbex, può anche piovere che la pioggia ci vuole anche. Continuiamo sul tetto. Vuoi che facciamo le riprese? No, aspetta, che non staccare. Sì, sì, iniziamo a vedere da che parte si passa. Ma Mauri, di là si cade di sotto, No, è meglio passare sotto di qua. Sì, ma però non so mica... Guardate, cari amici, dove siamo. In un posto pazzesco. Meglio passare di sotto, Mauri, perché di là si cade di sotto a distanza... Non per dire. Faccio questo video un po' in maniera diretta. Così facciamo vedere proprio per com'è. Ma qua sono gli impianti di condizionamento delle sale. I condizionatori delle sale cinematografiche. Presa diretta. Cari amici, siamo proprio veramente. Cari amici, aspetta. Ecco qua. Siamo veramente in presa diretta. Io e Mauri. Adesso prenderò poi la videocamera Mauri. Mauri, allora come. È stata una faticaccia sto urbe, lo ammetto, però ne valsa la pena perché è venuto fuori un qualcosa. Sembrava che doveva venire fuori niente, ma è venuto fuori un qualcosa di. Ma sì, di bello! La mia videocamera.
che siamo qua sopra, qua io sono tutto sudato. Sì, ho fatto ma pure io ho dovuto fare le salite. Menga, però bisogna stare a non cadere di sotto qui, perché sono certe parti che praticamente... Insomma, hai visto, Mauri, la notorietà, due videocamere tutte per te. Sì, due videocamere tutte per me, porco cane, sopportevole. Saluto a tutti gli amici che ci seguono. E niente, mi lasci che sotto, però io starei di qui a tutti. Sì, facciamo vedere il tetto da sopra e poi posso fare anche lo stacco, ma benissimo così. Cari amici, mentre mangiamo e poi finiamo, facciamo quella scelta lì e andiamo. Sì, sì. Abbiamo preso, cari amici, dei toast e ce li mangiamo qua, senza lasciare rifiuti, naturalmente. Dove mi metto? Perché non so bene come inquadra la videocamera, almeno qua. Ecco, quanto pesiamo? Siamo su una canalina dei condizionatori del tetto del Movie Magic Park di Nova Milanese, in provincia di Milano. Un cinema abbandonato. Siamo riusciti ad arrivare sul tetto e ci mangiamo un mazzo toast. Oh, li ha fatti belli grandi. Infatti io lo sto mangiato un po'. Questi veramente sono dei mazzi toast. Il primo, buono, questa volta sì, con dei veri toast, buonissimo. E siamo qua, magari libero dalla valigia. Allora, sapete benissimo la storia del Movie Magic Park, che era fallito per tutte le strutture, le cose, non era in regola con tante situazioni, vabbè, cose che capitano, i fallimenti, quindi abbiamo già raccontato una volta, i fallimenti sono così. Tornando a noi, adesso io dovrò per forza recarmi sul Lago Maggiore, lì registra, sì, dovrò per forza recarmi sul Lago Maggiore nei prossimi giorni, quindi lì vado alle Fornaci di Caldè, Castelveccana. Delle Fornaci è praticamente la storia. Allora, veniamo alla storia delle Fornaci. Quindi facciamo un pezzo così, la storia delle Fornaci. La storia delle Fornaci di Caldè sul Lago Maggiore, Castelveccana, praticamente nascono in che maniera? Dovevamo fare la calce per le costruzioni. La calcina la chiamavano. Dobbiamo fare la calce, quindi si costruiscono lì i forni per cuocere la calce. Dai sassi di materiale calcareo, dai sassi di calce, di materiale calcareo, fanno la calcina appunto per i muri così. Però perché a Caldè? Sul Lago Maggiore l'hanno messo lì perché lì c'erano tantissimi boschi, pieno di boschi. Quindi con le barche da altre zone, dalle cave anche che c'erano a Candoglia, in Piemonte, dappertutto, portavano il materiale e lo cuocevano lì facendo la calce, perché una volta per fare la calce ci volevano 3 giorni. Quindi immaginate quanta legna ci voleva, e quindi importante avere le fornaci non tanto in una facile via di comunicazione, cioè il lago con le cave da dove prendevano il materiale, ma avere che poi poteva andare bene per 3 giorni a farlo cuocere. Per farlo cuocere 3 giorni ci voleva tanto, proprio tanto bosco per dare tanta legna da ardere. Questo è importante, così lo leghiamo al video. Sì, infatti, leghiamo al video un altro urbe che... Perché si dà il caso che io sto andando per lavoro sul Lago Maggiore, a volte si lega l'utile al dilettevole. A volte non si va per forza in città a lavorare, ma si va in campagna, non l'ho mai detto. Voglio andare a vivere in campagna, come dicevo quello là.
Beh, comunque dai, la giornata si sta nuvolando, ma è stata calda e abbastanza piacevole. Sì. Ho sudato parecchio, devo essere sincero. Ma per la salita, che c'è qua? Sì, è per venire su è lunga, però insomma è stato un bel... bella esperienza, diciamo che abbiamo completato con l'esperienza di Marte, ricordi quando abbiamo fatto il video lì nel cinema che continuava a cadere tutta la roba? Giù sotto abbiamo il video dentro il cinema e adesso abbiamo fatto il video sul tetto. Abbiamo colto l'occasione che era cascina a Boschetto, vero? Perché Boscaccio, allora, non ricordo mai il nome. Praticamente eravamo venuti per una cascina a Boscaccio, però non si riesce a entrare, fa nulla. Stava vicino al cinema. Qui, ci siamo pure persi. E ci piaceva vederla. Praticamente una cascina che allevavano anche maiali. Piaceva vederla, non per il fatto, perché comunque storia lombarda, non perché, per come, con tutto il rispetto di chi mangia, di chi non mangia, come si mangia, come non si mangia, nessuno è uguale all'altro, quindi qualcuno può dire che è bella la cascina dei maiali, qualcuno può dire no, però nessuno può togliere che la storia lombarda fino ai nostri padri. A noi ci è rimasto l'urbex, non c'è più niente, le cascine, nada. Cascine niente. Ormai qui a Milano non ce ne sono quasi più. E quindi ci è rimasto l'urbex. Sta ancora registrando. Io spero di sì, perché noi stiamo parlando. Sì. Sì, sì, è che volevo lasciare un po' di spazio poi per dopo, però c'è ancora parecchio. Sì. Guardate Gennaro. Mentre scavalca il pezzo, bravo! Canaline, ma non è così difficile. Il salto della canalina è uno. Non ce l'hanno mai omologato Alconi. Alconi non ci ha mai omologato il salto della canalina. Ma... lo faremo alle prossime Olimpiadi. Allora, cari amici, qua abbiamo, sapete, no? L'ombrello. Grazie all'ombrello sappiamo bene dove passare. Perché, sai, Mauri, ci si perdeva qua sopra, eh? Ci sono degli youtuber che si sono persi praticamente, qua ci si perde, è enorme, e noi scendiamo naturalmente di qua. Cari amici, siamo qua sotto il tetto, Mauri sta già vedendo se ci sono fantasmi. Mi riprendi un attimo, che mostro. Cari amici, qua siamo praticamente nei posti dove tenevano i macchinari per le riprese. Quindi tutti quei macchinari che davano poi con la pellicola, perché prima era tutta pellicola, non è come adesso che è tutto digitale. Tutti quei macchinari che poi davano le riprese sotto dei film. I macchinari erano qua. Naturalmente hanno smontato quasi tutto. Qua. Sì, ma si riesce a passare un po'. Sì, ma Mauri, guarda, si riesce. Qua è tutto a posto. Allora, andiamo a vedere i macchinari, ciò che è rimasto nei macchinari. Penso che sia una cosa interessante, un'esperienza interessante. Questi sono ciò che rimane dei macchinari. E poi anche di qua. Minchia, aspetta, non vedo una massa. Ciò che rimane dei macchinari. C'era una volta un macchinario? Sì, questi macchinari. E ciò che rimane dei macchinari delle riprese, da cui... Con la pellicola girava intorno la cosiddetta pizza e i macchinari si riprendevano. Magari vado a fare un giro della sala, stando attento. Ah, ma è rimasto poco tempo, Mauri. Però almeno a far vedere la sala. Ecco, cari amici, ma sapete che più avanti qua non si era addentrato nessuno?
Mauri, tra poco finisce il video, saluta. Saluto tutti quanti, qua non c'è niente, visto che... No, si vede qualcosa, vieni qua. Vieni qua. No, da appunto di... Vedi che c'è? Ci sono ancora nel soppalco, sì. I macchinari ancora. Faccio un salutino. Mauri, tieni qua che se riesco saluto almeno. Ciao cari amici, ciao, a presto. A presto. Io penso positivo perché credo che nella vita bisogna essere positivi. Cosa si può dire positivamente allora? Positivamente che sembrava una giornata di pioggia, invece c'è un sole splendente. Oh, fa caldo, fa pure caldo. Questo sì, vedi?